La preghiera è forza, è carezza e tenerezza di Dio che noi dobbiamo fare nostro come uno strumento che mi aiuta a saper curare le collere interiori che nascono dalle ferite e dalle delusioni. E noi viviamo questi momenti, molto spesso ce la prendiamo con Dio. A Lui diamo la colpa di tutto. Puntiamo il dito contro Dio. Io dico che è umano questo e che denota una fede. È come quando tu hai un problema, non lo riesci a capire, la sofferenza, il dolore non ti fa riflettere e te la prendi con il primo che trovi, ma sempre quello che trovi è una persona che tu sai che ti vuol bene. Quindi quando noi ce la prendiamo con Dio sappiamo che Lui ci vuol bene e che ci comprende, ci lascia fare e poi piano piano ci aiuta e ci dona sempre, non ci abbandona mai. E quindi ci dà sempre il suo amore. Questo ce lo dice la Scrittura e noi non dobbiamo dubitare nel nostro cuore, in fondo, della certezza che la preghiera e quindi che Dio è con me nella prova, nel dolore e nella fragilità. Voglio leggervi una frase di un grande maestro di vita spirituale, San Francesco di Sales, il quale diceva che non sempre è possibile essere allegri. Perché? Lui scrive: si è scusati se non si è sempre allegri, perché non si è padroni dell'allegria per disporne quando si vuole. È vero, la gioia, l'allegria mi viene quando io vivo delle situazioni, quando io vivo degli stimoli che mi portano ad essere gioioso, ad essere allegro. Dice, ma non c'è scusa, non c'è nessuna scusa se non si è sempre buoni. Perché, conclude San Francesco di Sales, questo è sempre in potere della nostra volontà. Sembra qualcosa di leggero quello che abbiamo ascoltato, ma è qualcosa di profondo. Cioè, la bontà è una scelta che io faccio secondo la mia libera volontà. Io mi impegno ad essere buono, ma non ad essere allegro. L'allegria viene, come dicevo, da certe situazioni. La gioia, poi bisogna fare anche una differenza tra allegria e gioia, perché per esempio c'è quella gioia del cuore che è sempre presente in me perché io mi sento sempre amato, mi sento sempre accolto da Dio. Allora nel bene non c'è scusa, perché il bene lo scegliamo noi. Quindi io scelgo di come reagire dinanzi a una ferita, a un dolore e dinanzi a una illusione, una scelta che certamente viene fatta e viene a crescere giorno per giorno e non in maniera automatica. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!